Nel caldo di questo pomeriggio 8 luglio si celebra l'anniversario della Fondazione Wanda di Ferdinando ETS, ente del terzo settore, e per la precisione i 10 anni di effettiva attività. Ci troviamo all'ingresso di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro e alle nostre spalle troveremo ad accoglierci una serie di immagini fotografiche e frasi che narrano le vicende, le storie della Fondazione dal 2003 ad oggi. Venite con me! E questo è un modo elegante e suggestivo per accompagnare tutti gli ospiti fino all'ingresso del Museo Nazionale Rossini e più precisamente all'interno della Sala degli Specchi. Nella bellezza di questa scalinata incontriamo la presidente della Fondazione Wanda di Ferdinando, Federica Maria Panicali. E questo per voi è un giorno di festa, perché la Fondazione si occupa principalmente dei diritti dei minori e delle giovani generazioni, valorizzando i loro sguardi, le loro parole per guardare insieme verso un futuro migliore. Oggi cosa vogliamo festeggiare? Cosa celebriamo? Sì, oggi festeggiamo e celebriamo appunto il nostro anniversario, è il nostro 10° anniversario. L'operatività dell'ente viene celebrata oggi, dal 2014 al 2024. La Fondazione si è attivata per rendere omaggio alla memoria della famiglia di Ferdinando, portando a concretizzare il desiderio della famiglia, che è poi la nostra mission, che è quella di prendersi cura in particolare dei minori. Come lo facciamo? Lo facciamo cercando di interpretare e declinare questa volontà agevolando e favorendo il diritto allo studio, la parità intergenerazionale e anche la giustizia sociale. Ci dedichiamo ai minori in varie modalità, lo facciamo finanziando dei progetti, ma anche attivandoci direttamente sul territorio. In questo momento operiamo sia sul territorio della provincia di Pesaro e Urbino, ma anche all'estero. In tutti questi anni, infatti, all'estero abbiamo finanziato progetti in 17 paesi nel mondo. Questo perché il diritto all'istruzione ha diverse sfaccettature e diverse modalità di interpretazione che variano in base anche alle latitudini, ma il diritto all'istruzione non può essere rinunciato nei confronti di quelle bambine e quei bambini più in difficoltà, perché permette loro di crescere e autodeterminarsi. E adesso, Federica, cosa dobbiamo aspettarci per questo pomeriggio di festa? Beh, vogliamo celebrare questo anniversario per noi molto importante e quindi abbiamo cercato di invitare persone a noi care, legate da tempo, e abbiamo nostri ospiti anche rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti dei enti con i quali abbiamo collaborato, amici e sostenitori, e cercheremo di regalare loro un momento, diciamo, di piacevole ascolto grazie a Raffaele Damen, che suonerà per noi della musica bellissima con la sua fisarmonica, e grazie a Giorgio Donini, che leggerà per noi il discorso all'ONU della Nazione delle Piante e i diritti delle piante di Stefano Mancuso. E quindi io prima di tutto ringrazio i nostri ospiti e ringrazio anche loro come artisti, ai quali abbiamo appunto affidato diciamo la parte artistica di questo pomeriggio. Che cosa ci racconterai attraverso la tua musica? Farò un repertorio che spazia dalla musica di Bach fino a quella dei giorni di oggi di Philip Glass, quindi racconterò che cosa può fare la fisarmonica, quali sono le sue potenzialità, quindi ci sarà un ventaglio di repertorio abbastanza vario che spazierà e si elaborerà in diversi colori sonori. Voi entrambi lavorate con i ragazzi, con le giovani generazioni. Che cosa significa per voi lavorare con i giovani? Beh, per me è stata
la storia della vita. Io fra 2 anni vado in pensione, immaginati tu. No, è stato un momento prima di tutto mio di crescita, stare con i ragazzi che sono la cosa più bella della scuola. La scuola c'ha qualche problemino, ma i ragazzi sono veramente straordinari. Loro mi hanno fatto capire veramente anche il senso dell'esistenza, perché attraverso le loro peculiarità, come la sua, e il fatto di poter anche accompagnare nel loro percorso formativo, poi vedere questi ragazzi che si realizzano e ci restituiscono con la loro bravura e con la loro capacità qualcosa di emozionante e di affascinante, è molto gratificante. Credo che anche nel cuore di questa fondazione ci sia questo sentimento, perché come tutte le persone che sono vicine alle persone, nella reciprocità che credo che si fondi anche le tematiche di questa fondazione. Oh, beh, è sempre una comprensione del mondo di oggi, scoprire delle sfumature della società che possono sfuggire nonostante possa essere insomma 34enne, ed è interessante vedere come loro stimolino me nella mia crescita personale, quanto io cerco di dare a loro qualche cosa, degli strumenti di crescita. Verranno fatte delle letture di Stefano Mancuso e si parlerà di clima, perché non si può parlare di giovani generazioni senza connettere l'ambiente. Noi adulti abbiamo la responsabilità di lasciare questo mondo meglio di come l'abbiamo trovato per le nuove generazioni. E Stefano Mancuso ha scritto una lettera come se gli alberi scrivessero in prima persona. Chiaramente questa è una lettera bellissima dedicata al presidente Gutierrez dell'ONU. E poi c'è una sorta di decalogo di articoli che fanno parte della Costituzione degli alberi. Quindi sentiremo delle cose che riguardano anche chi siamo noi, la specie umana, e che rapporto c'è tra gli alberi e gli umani. Gli umani adesso devono mettersi a riparo, e Stefano Mancuso è venuto a Pesaro e ci ha raccontato che noi dobbiamo fare adesso una sola cosa: piantare alberi ovunque. E in questo discorso esce fuori questa particolare indicazione. Quindi stasera comunicheremo questo concetto e speriamo che arrivi nel cuore delle persone. Assessora Sara Mengucci, ascoltavo durante il discorso di ringraziamento e di saluto che sono esattamente 10 anni di attività sia della fondazione ma sia anche dell'ingresso nella vita della nostra città nell'istituzione. Sì, c'è questa bella coincidenza. Io ho iniziato nel 2014 come assessore del comune fino alla fine del 2021 e quindi ho visto diciamo tanti progetti, tante attività della Fondazione Wanda di Ferdinando, e credo che sia un valore aggiunto per la nostra città, non solo per la rete che ha saputo creare in questi anni con le associazioni, con le realtà del volontariato, con la cooperazione, ma anche perché ha saputo dare uno sguardo complessivo della città a livello sociale, educativo e culturale. Quindi veramente una fondazione che ha tante attività trasversali e che sono spesso collegate tra loro. Non possiamo non parlare di servizi sociali insieme ai servizi educativi e quindi anche tante azioni rivolte ad esempio alla lotta contro la violenza di genere, alla lotta e al contrasto degli stereotipi. Quindi ringrazio la Presidente e il Consiglio di Amministrazione, perché in questi anni sono stati un punto di riferimento per la nostra città e per tutte le realtà dell'associazionismo. La Fondazione di Wanda di Ferdinando è attiva dando risorse e contributi che riguardano il sociale e l'educazione dei giovani, ma oggi è anche aperta alla sostenibilità
e alla cultura e fa un lavoro incredibile e noi siamo vicini da sempre e quindi siamo contenti di essere qui oggi e festeggiare con loro. È un'associazione, una fondazione che dà risorse, però dà risorse in rete, mette in rete le associazioni, il volontariato che nel nostro territorio questo è anche molto vicino al nostro modo di lavorare. Arturo Straccini, un progetto importante che state portando avanti insieme alla Fondazione. Qual è il vostro progetto? Noi abbiamo costruito questo filone progettuale che durerà durante tutto il 2024 e sta durando tuttora, dove abbiamo istituito 5 laboratori didattici a cui hanno partecipato dei ragazzi degli istituti superiori di Pesaro, specialmente ragazzi dal terzo al quarto e quinto superiore. E concluderà questo filone progettuale a dicembre, quando ci sarà l'evento conclusivo, dove chiameremo anche delegazioni di studenti provenienti da tutta Italia e coinvolgeremo anche parte di giovani della città, e per culminare insomma questo progetto che è stato portato avanti in collaborazione con Banda di Ferdinando e anche con Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Infatti le tematiche dei laboratori sono state tutte ideate e istituite in base a quello che è stato il dossier di candidatura di Pesaro con la quale ha vinto, e di conseguenza anche i laboratori in sé sono delle permutazioni di quelle che sono le tre macro aree che costituivano il dossier, quindi arte, natura e tecnologia. Il laboratorio conclusivo sarà in qualche modo un punto di riferimento per noi, per lasciare anche un lascito alle nuove generazioni, anche alla Pesaro del domani, insomma, anche perché nel 2024 diciamo, il mondo non finisce, Pesaro continuerà a vivere, continuerà a prosperare e andare avanti in futuro, e quindi ci auguriamo che i nostri lavori possano essere di grande ispirazione, anche un collegamento con la città e per portare avanti anche future collaborazioni. Matteo Masetti, responsabile Museo Nazionale Rossini. Sono diverse le volte che la Fondazione Vanda di Ferdinando è stata ospite del museo. Sì, io ci tenevo a ringraziare innanzitutto la Fondazione Vanda di Ferdinando per l'attività filantropica in ambito sociale, soprattutto nei confronti dei minori. E a nome del Museo Nazionale Rossini volevo sottolineare come siamo orgogliosi, oltre che felici, di poter ospitare eventi di questo tipo, che sicuramente contribuiscono ad arricchire il livello culturale del Museo Nazionale Rossini, perché cultura non è solo il perseguimento del bello, non è solamente un arricchimento sul piano intellettuale, non è solo studio, ma è anche mettersi nella disponibilità degli altri, prendersi cura degli altri, far sì che gli altri abbiano possibilità concrete per un futuro più luminoso. Ed è questo che la Fondazione Vanda di Ferdinando fa, oggi possiamo dirlo, da 10 anni a questa parte. Per cui siamo molto contenti di aver festeggiato con loro questo anniversario così importante nei nostri ambienti, che sono sempre, ripeto, a disposizione di queste iniziative meravigliose, e ci auguriamo per il futuro di poter rinnovare collaborazioni di questo tipo. Quindi davvero grazie. La festa continua in strada, continua con un bel brindisi di convivialità. Non possiamo che esprimere un grande ringraziamento, grande gratitudine per tutti gli obiettivi che Vanda di Ferdinando ha perseguito in questi 10 anni, e auspichiamo in un futuro sempre più prospero, rigoglioso e di tante belle cose. Ricordiamo però che il futuro non è conseguibile da una sola persona, ma solo ed esclusivamente da tutti noi messi insieme. Da Rossini TV, da Vanda di Ferdinando e da Francesca, arrivederci.